andiamo? Terzo classificato, Annalisa. La canzone vincitrice è interpretata da Ermal Meta. Allora ragazzi, ragazzi, come avete ben potuto vedere, si è appena concluso Sanremo 2018 con la vittoria assoluta di Ermal Meta con Fabrizio Moro, con Non mi avete fatto niente, sono 1:30, quindi per questo ovviamente parlo piano per non svegliare i vicini, babbo, chi più ne ha più ne metta, e adesso possiamo parlarne insieme. Allora, sono abbastanza contento perché alla fine la canzone mi piace, anzi tutte e tre le canzoni finaliste mi piacevano, perché vi ripeto, numeri 1 sono arrivati Ermal Meta e Fabrizio Moro, numero 2 lo Stato Sociale, numero 3 Annalisa, che tra l'altro il primo e il secondo posto erano quelli che io avevo pronosticato. Si dice pronosticato, insomma, avevo predetto. Il numero 3 Annalisa non me l'aspettavo, quindi era una sorpresa, perché io ci avevo messo al numero 3 o Ron o Ornella Vanoni, ma comunque sono arrivati quarto e quinto. Sono rimasto scandalizzato dal 14° posto di Noemi. Ma com'è possibile? È impossibile, la canzone più bella del mondo. Io adoravo tantissimo la canzone di Noemi, però vabbè. L'importante è che l'andate a comprare ed a ascoltare su Spotify. Allora, ho da ridire qualcosa su ognuno dei tre finalisti. Perché? Hanno vinto Ermal Meta e Fabrizio Moro, e possiamo dire, ci credo, paraculissimi. Vi piace vincere facile con una canzone sul terrorismo? Facile. E poi qualcuno che può dire, ma non si meritavano nemmeno di stare lì, dato che la canzone è uguale a quella Il Silenzio, e vi lascio il video qua per chi se lo fosse perso, per andare a riascoltare tutte e due le canzoni. Se avessero vinto lo Stato Sociale, che in realtà sono la rivelazione assoluta di questo Sanremo, la gente avrebbe detto, hanno vinto grazie alla vecchina che ballava, come l'anno scorso che ha ballato il gorilla per Francesco Gabbani, quest'anno ci sono loro, solo che a differenza di Gabbani la canzone è sì orecchiabile, ma loro cantavano male. Se avesse vinto Annalisa, la gente avrebbe detto, bah, ci credo, hanno votato tutti i bimbi minchia, perché anche Benji e Fede sponsorizzavano Annalisa, ci credo che ha vinto per quello. Insomma, ragazzi, non vi va bene ma nulla, anche a me non mi va bene tante cose, però il mondo è così, hanno vinto loro, la canzone mega successo su Spotify, la più ascoltata, e tra quelle di Sanremo, una delle più vendute, e tutto quanto. Però ci sono stati anche altri premi che adesso vi vado a dire. Il premio della critica l'ha vinto Ron con la canzone di Lucio Dalla. Il premio della sala stampa l'ha vinto lo Stato Sociale, quindi qualcosa hanno vinto anche loro. Il premio migliore interpretazione l'ha vinto Ornella Vanoni, bellissima, che è andata sul palco e ha fatto, ma che premio è questo? Cioè, ti premiano e non sai nemmeno che premio fosse, vabbè. Premio miglior testo, la canzone di Mirko e il cane, che dovrebbe essere qualcuno dei giovani. Premio miglior composizione musicale, Max Gazzè con La leggenda di Issima 91 e I Mai una gioia, quindi perfetto. E il premio, la canzone più ascoltata su Team Music, appunto Ermal Meta con Fabrizio Moro. Cosa devo dire? Ok, vincitori, ok tutto, ma secondo me i veri vincitori sono stati Michel Hunziker e Favino, perché dovevano essere la spalla di Baglioni, che però alla fin fine è stata, secondo me, secondo il mio modesto parere, è stata la conduttrice unica Michel Hunziker, e gli altri due valletti, quindi per la prima volta c'è stato i due valletti maschi e la presentatrice femmina. È un mio parere questo. Baglioni, bravissimo, quanto ti pare, canzoni bellissime, però non puoi stare a cantare ogni 5 minuti. Mi sono accorto da solo ora che ho il piercing storto, poi se no mi commentate, c'è il piercing storto e non te ne accorgi. Insomma, non puoi stare a cantare ogni 5 minuti, ma qua praticamente è stata un'autocelebrazione di Baglioni. I vestiti di Michel Hunziker mi sono piaciuti tutti, tuttissimi, soprattutto anche l'ultimo, quello tutto sbrilluccicoso che avete visto per la proclamazione del vincitore, anche se mi è sembrato molto simile a quello di Laura Pausini, perché Laura Pausini, che doveva essere ospite la prima serata, era malata con la tracheite, ma è riuscita ad arrivare oggi, stasera, per la finale, e devo dire che bravissima, perfetta queen, e oserei dire, perché Lauretta mia
non ti candidi come presentatrice di Sanremo 2019, sarebbe una bellissima cosa, adorerei. Fatemi sapere questo tramite commento se anche voi siete d'accordo con questo. Fatto sta che la Rai ha avuto dei problemi inizialmente, non lo so perché, ditemi se è successo solo a me, però andava a nero. Poi c'erano tutte le peggio cose, insomma, soprattutto quando hanno presentato Laura Pausini e quando ha cantato Laura Pausini come se non fosse stato mai amore, è andato tutto nero. E io no, com'è possibile? L'unico ospite che aspettavo con Gloria me l'ha nerite. Vabbè, Laura Pausini bellissima, ti amo, ti adoro, ti tutto. Io preferivo altro, cioè più che altro preferivo Noemi almeno in top 10, come Nina Zilli 17esima. Oh ragazzi, ma com'è possibile? Io sono del parere, la canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro, bellissima e secondo me anche giusta per andare all'Eurovision e non Eurovision, come dice Michel Hunziker, perché appunto nel periodo storico in cui stiamo vivendo adesso, con tutto il terrorismo, se ci mettessero anche una strofa o più in inglese, da poter farla capire a tutto il resto d'Europa, potrebbe fare molto bene per l'Eurovision. Però... boh, a me questa cosa che hanno usato un pezzo di una canzone già usata e quindi già sentita, una canzone ti piace vincere facile, appunto, così, che non mi piacciono molto le canzoni del genere, tipo quando vinse Emma con Non è l'inferno che parlava dell'Italia. Io sono più per le canzoni d'amore, però i gusti sono gusti. È anche vero che non si può star sempre e solo ad ascoltare canzoni strappalacrime d'amore come piacciono a me. E quindi vabbè, hanno vinto loro. Mi piace moltissimo in realtà la canzone che sto ascoltando di più, oltre a quella di Noemi per tagliarmi le vene, è quella dello Stato Sociale, che mi piace molto. Lo so, faccio mea culpa, mi piace moltissimo quella canzone, è molto catchy, orecchiabile, poi la sento sempre in radio. Boh, mi piace, mi mette allegria e tutto quanto. Poi sarà perché sono stato un po' così dalla vecchina che ballava, la vecchina di 80 anni che ballava come nemmeno io a 10 anni. Io faccio le scale, la rampa di scale qui a casa mia e ne ho 26 e ho il fiatone. Bellina, l'amo. Se fosse stata in gara la vecchina avrebbe vinto lei. Ah, e soprattutto vorrei dire che ho cambiato idea rispetto a qualche canzone. Durante la primissima volta che l'ho ascoltata insieme a voi ho dato dei punteggi e dei voti e sono stato anche abbastanza cattivo, però devo dire che riascoltandole tutte le settimane ho rivalutato soprattutto la canzone di Ornella Vanoni con Pacifico, bellissimo, ho ascoltato il testo a modo. L'amo, l'amo, l'amo. Quella di Ron, i The Colors anche mi è entrata nella testa e quindi è molto... così, tum tum tum, mi sembrano un po', non voglio dire una bestemmia, però mi sembrano tipo molto Imagine Dragoneggiante. E poi anche Nina Zilli mi piace molto, l'ho rivalutata. Tutte le altre, quelle che gli ho dato la sufficienza, si sono confermate così. Max Gazzè mi piace tantissimo, bellissima, l'amo, l'amo, l'amo. Noemi e tutti quanti e ovviamente il podio. Insomma niente, adesso tocca a voi, fatemi sapere voi qua sotto tramite commento se siete soddisfatti della vittoria di Non mi avete fatto niente o se preferivate qualcun altro. Il Festival di Sanremo termina qui, quindi anche i miei video commento sul Festival di Sanremo finiscono, a meno che non esca qualche altro scuppone dopo Festival, non si sa mai. E niente, aspetto con ansia i vostri commenti, mettete mi piace a questo video, iscrivetevi al mio canale, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!